Dizionario della lingua italiana. Pesce. Pescatore. Passaggio. Pescheria. Pera. Prosciutto. Aquilone, pera, perina, perone, politica. Arte e scienza di governare un popolo. Bello, bello. Arte e scienza di governare un popolo. Bello, bellissimo. Arte e scienza di governare un popolo. Arte e scienza di governare un popolo! Arte e scienza di governare un popolo! Ma che arte e scienza di governare un popolo? Arte e scienza di governare un popolo? Eh sì! Arte e scienza di governare un popolo! L'Aquilone è un servizio diurno. Lo vorrei definire un'organizzazione di persone che si occupano di altre persone, lasciando che le une influenzino le altre. È sicuramente uno spazio aperto e profondamente inserito nel contesto territoriale in cui è collocato. È uno spazio di accoglienza, caldo, attivante, dove vengono coltivate attività, svago, espressione di sé, gioco, sviluppo della crescita e delle autonomie personali e collettive. L'obiettivo primario che il centro si prefigge è l'obiettivo dell'integrazione, un'integrazione reale, un'integrazione vera, uno scambio, la comunicazione, l'apertura sociale. E le esperienze che maggiormente hanno cercato di poter far fronte a questo obiettivo, una di queste è sicuramente quella del teatro, del laboratorio teatrale, diretto oramai da 10 anni da Sandro Fabiani. E il laboratorio rimane per noi in questo momento il nostro fiore all'occhiello. Ladies and gentlemen, signori e signori, vecchi bambini, nani giganti e benvenuti a Polis! Lo spettacolo è nato circa 3 anni fa, perché questo centro ha ormai da più di 15 anni una costante attività teatrale. E il progetto sulla politica nasce perché all'interno di questo centro c'è un ragazzo che molto spesso nominava un noto politico. L'uomo deve essere... Deve essere felice! L'uomo deve essere felice! Felice! E per fare questo... Siete tra tutti uomini migliori! E allora mi è venuta in mente l'idea di parlare di politica, far capire ai ragazzi che la politica è importante, soprattutto per loro, che sono delle persone maggiormente sensibili. L'idea dello spettacolo sinceramente non è piaciuta moltissimo ai ragazzi subito. La politica non è una cosa che ci riguarda, non ci interessa, è una cosa brutta, non sappiamo niente di politica. E io ho tentato più volte di fargli capire che fa parte della loro vita, era importante affrontare questo argomento. La prima cosa che abbiamo fatto è prendere il dizionario e cercare la parola politica e vedere qual era la definizione. Abbiamo visto che c'era scritto arte e scienza di governare un popolo. Questa sera saremo noi a prenderci cura di voi! Ci prenderemo cura dei vostri sogni! Dei vostri diritti, dei
i vostri bisogni, ma soprattutto delle vostre stronzate! E abbiamo cominciato a fare una serie di sperimentazioni, di improvvisazioni e sono venute fuori le cose più ovvie, la politica della televisione, quindi la chiacchiera, le cose insomma che si sentono tutti i giorni. Finché un giorno abbiamo incontrato una persona molto speciale, si chiama Carla Danani ed è docente di filosofia politica all'Università di Macerata. La politica è il tentativo di coordinare, di far convivere di per sé i differenti. E la città è l'emblema dello stare insieme fra estranei. E quindi sicuramente un grande tema della politica è quello della differenza. La differenza va intesa, io credo, prima di tutto come un dato di fatto. Il problema è come lo interpretiamo, come consideriamo, come la guardiamo questa differenza. Bisogna essere molto realisti e quindi considerare il fatto che la differenza non è di per sé facilmente gestibile. L'essere differenti comporta sicuramente il non conoscersi fin dall'inizio, comporta anche la preoccupazione di come l'altro ci può vedere o cosa noi possiamo trovare nell'altro, e quindi cercare di cogliere in questo essere differenti uno stimolo reciproco, una sollecitazione reciproca, un tentativo insieme di costruire da diversi punti di vista quel grande puzzle che è la fioritura della vita di ciascuno e che forse la differenza ci dice può venire soltanto dal far incontrare, dallo sfaccettare, dallo squadernare, insomma, la meraviglia dell'umano attraverso quelli che sono i volti di ciascuno di noi. Carino! Amore! Carino! Fratello! 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 Amore! Carino! Amore! Carino! Che cosa hai sacrificato tu per lui? Io le pecore! Le pecore? E tu? Io? Sì, tu! I frutti della terra! E ti ha gradito la tua offerta? Sì, la tua? Non ha gradito la mia offerta. Abele! Cosa vuoi? Perché non facciamo un giretto per il bosco? E andiamo? Avevamo ragionato con i ragazzi di questa della sapienza biblica che racconta appunto di Caino, fratricida, però appunto primo fondatore di città. E trovavamo il significato di questa narrazione nel fatto che su Caino Dio mette un segno, e un segno perché nessuno toccasse Caino. Quindi l'idea, credo, che vuole trasmettere questa narrazione, che ci sembrava importante riprendere per ragionare del tema della politica, era il fatto che fondare una città è qualcosa che sicuramente comporta il correre il rischio del conflitto, ma l'indicazione che questo conflitto è un conflitto che deve essere gestito, evitando di continuare a perseverare nella violenza, ma anzi, cercando un conflitto che metta fine alla violenza e che quindi può essere gestito in modo creativo. E adesso? Non lo so. E adesso? E adesso cosa facciamo? Non lo so. E adesso? Non lo so, non lo so. Adesso cosa facciamo? Non lo so, state calmi, concentrati. Adesso cosa facciamo? Non lo so, state calmi, concentrati.
andate e moltiplicatevi! La città possiamo dire che si dice in molti modi, la città è polis, è una forma di governo, la città è urbs, sono pietre che raccontano, e la città è civitas, cioè sono dei cittadini, è una cittadinanza. Una città è anche i racconti che la città rende possibile, le memorie che conserva. E poi un aspetto fondamentale che oggi credo dovremmo sempre di più tenere presente è che una città è anche le relazioni che sa costruire con il territorio all'intorno e in particolare con l'ambiente rurale. Qui ci fermeremo! Qui nasceranno i nostri figli e qui seppelliremo i nostri morti. Qui costruiremo la prima città con una torre alta che tocchi il cielo. La chiameremo! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. I ragazzi all'Università di Macerata hanno partecipato a una lezione di filosofia politica insieme ai ragazzi, agli studenti dell'Università. Hanno preso tanti appunti, appunti che poi noi abbiamo utilizzato per creare il nostro copione per lo spettacolo teatrale. Non mi ha lavato il sangue di Caino! Perché? Perché non è facile vivere tutti insieme. Ognuno di noi è diverso dall'altro. C'è alto, basso, magro, cicciotto, cicciottino, magro, magro, cicciotto. Una società fatta di persone diverse. Ad esempio. L'agricoltura. Se io voglio ottenere un bel campo di grano, prima cosa bisogna lavorare la terra. E lavoriamo di qua e lavoriamo di là. Oh. Fatto questa lavorazione, bisogna cucinare. Col concime, concimare. E concima di qua, e concima di là, la la la. Con il concime. Ai vecchi tempi si usava il letame, che sarebbe la me. La cacca degli animali. Poi ci vuole la pioggia. E poi ci vuole il sole. Sotto, signori, sotto c'è l'erbaccia. Bisogna stirparla. E piano piano, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. Signori, le spighe non sono tutte uguali? C'è una storta, una piccola, una non seminata, una secca. Però se andiamo a vedere, è un bellissimo campo di grano! Gli antichi greci differenziavano non tanto il governo di molti, di pochi o di tutti, ma prima di tutto differenziavano tra il buono e il cattivo governo. E dicevano che il buon governo è il governo fatto per perseguire il bene comune, il bene della collettività. Che sia uno, molti o pochi a governare, questo è il criterio discriminante. Poi certo, noi che riconosciamo il fatto che ciascuna essere umano ha titolo a prendere parola nello spazio pubblico, perché tutti hanno uguale dignità, non ci accontentiamo di questo, ma diciamo che il buon governo è il governo che persegue, che ha l'obiettivo del bene comune, ma che fa partecipare nella decisione e nel perseverare questo obiettivo del bene comune tutti e ciascuno,
E questo lo chiamiamo appunto democrazia. Sappiamo quanto questo sia difficile, quanto la democrazia abbia bisogno da un lato di buone procedure, ma dall'altro anche di essere popolata, e quanto per essere popolata ha bisogno di persone che sappiano vivere la convivenza democratica, che vuol dire un riconoscimento reciproco, un rendersi reciprocamente ragione, un cercare di trovare soluzioni costruite insieme, e questo significa a volte anche un po' deporre il punto di vista dal quale o l'aspettativa dal quale ciascuno era partito. Per fare questo c'è bisogno di formarsi anche nella virtù, c'è bisogno di virtù civiche, di persone quindi che formate nelle virtù civiche popolino la democrazia e sappiano stare dentro quelle procedure, costruire quelle istituzioni che la fanno vivere e le danno un tempo di lunga durata. Chi è il politico? Chi è il politico? È l'uomo giusto, scelto tra gli uomini migliori, che sappia fare la legge del bene e non del male, che sappia disciplinare il desiderio affinché l'uomo sia felice, cercando di fare il meno male possibile. Ma come si fa a trovare un politico qua? E adesso compamo. Come si fa così? Facciamo i provini! Facciamo i provini per trovare un politico! Oh mio Dio! Oh mamma mia! Trovate il politico! No. Fuori! Poi ci siamo messi a studiare da soli. Abbiamo cominciato a guardare quali sono state le figure più importanti politiche nella storia, che cosa hanno fatto, chi si è comportato bene, chi si è comportato male, chi ha fatto delle grandi imprese, chi invece ha fatto delle grandi imprese però, creando dei danni enormi. Avanti il primo! Nome! Sì. Certo. E cognome? Principessa d'Austria. Sì. Certo. Certo. Ah, ho capito! Sì. Avanti il prossimo! Nome? Enrico. Oh, Enrico? E cognome? Ottavo. Enrico Ottavo, bello! Lei cosa farebbe per questo paese? Una chiesa tutta mia. Ah, una chiesa tutta tua? Una monarchia assoluta? Sì. Ah, sì? Grazie, le faremo sapere, Enrico Quarto. Enrico Ottavo. Nome? Maria Tudor. Legge sanguinaria! Good night! Good night! Lesenbon! Lesenbon! Off! Chantabon! Non capisco niente in inglese, scusi! Off! Avanti il prossimo! Sandro. Fabiani! No. Aspetta.
Cognome? Pertini. Sandro Pertini! Sandro Pertini! E cosa farebbe lei per il nostro paese? Presidente, partigiano, amato dei italiani. Complimenti, Sandro Pertini! Nome! Cognome? Hitler! Quante cose esistono terribili? Nessuna è più terribile dell'uomo. E quindi pian pianino, con tutte queste piccole informazioni che pian piano ci sono arrivate, abbiamo messo insieme tanti tassellini per creare una memoria politica che prima non c'era. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul la sovranità appartiene al popolo. Anch'io sono un re. Anch'io tutti siamo re. La prima cosa che ci ha detto Carla: non si parla abbastanza di politica in Italia. E allora noi ci siamo un po' stupiti, ma com'è possibile? Tutte le volte che apriamo la televisione, i giornali, la radio, si parla continuamente di politica. E lei ci disse che quella che tutti i giorni noi sentiamo non è la politica. E questa cosa ci ha fatto ragionare molto. Dopodiché ha tirato fuori una parola magica che ai ragazzi e a me è piaciuta moltissimo, che è felicità. Abbiamo sostituito la parola politica a felicità e le cose sono cambiate. Poi c'è stata l'esigenza a un certo punto di metterci dentro i costumi, le scenografie. Ci siamo affidati ad una sarta che Claudia. Da tutti questi studi, ricerche ed esperienze è nato il copione del nostro spettacolo che si chiama appunto Polis, l'arte e la scienza di governare un popolo. Come ti chiami? Politica. Politica. E tu? Io? Mi chiamo signor popolo, signorina politica, vuoi danzare con me? Palma, tu che personaggio fai nello spettacolo? Maria Antonietta. Chi era Maria Antonietta? Era una persona in francese, era viva in Francia. Era una regina? La regina. Nie, posso, mo, pomo, voilà. Aspetta. Macadabra, esperiamus, egadimus leviosa, e
abracadabra. Sono le parole di un personaggio che io conosco. Chi è che dice queste parole qua? Harry Potter. Sì. Harry Potter cosa c'entra con la politica? Non c'entra niente con quella politica. Non c'entra niente? No. Però se ci fosse Harry Potter cosa farebbe sti politici nostri? Io farò le magie. Gli fa le magie? Gli fa diventare bravi? Sì, faccio diventare bravi. Chi ha fatto le scenografie? Io e Mirko, da tutti gli specchi. Gli specchi? Sono le luci. Dopo non toccare la riprese. Per me lo spettacolo è una cosa... cioè è molto importante per noi ragazzi, perché ci mettiamo in gioco e soprattutto vediamo come giorno dopo giorno la politica va avanti con noi, insomma, nella nostra generazione. Quindi è importante mettersi in gioco e anche capire bene come confrontarsi con i nostri politici e averci anche fiducia e capire bene le loro parole, dargli il voto soprattutto. Maria detta la sanguinaria. Chi era, la regina? Penso, non perché lo so. Perché la chiamavano la sanguinaria? Perché forse la ammazzavano, forse. Lei faceva ammazzare. Agli altri. Ma è giusto che in un sistema politico, sì, c'è qualcuno che fa ammazzare qualcun altro? No. La politica è quando sono questi signoroni della parlano tutti insieme cosa fare, come si deve utilizzare la storia di questa politica. Quello non va bene, quell'altro non va bene. Abbiamo citato dentro questo spettacolo un politico molto importante che si chiama Nilde Iotti. Un politico o non politico? Si dice che si è occupato di chi? Di tutte le donne. Tutte le donne, e quindi è una cosa importante. Tu come sei vestita? Come ero vestita? Con i pantaloncini corti e con i tacchi tutti brillanti, le scarpe brillanti col tacco così. Ah, davvero, bravi, davvero. E con la maglietta un po' corta e tutti brillanti qua. Molti brillanti. Anche il trucco? Il trucco, sì. L'aveva portato la Francia. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Sul lavoro. E tu cosa faresti per il popolo se fossi un politico? La babysitter. La babysitter dei miei bambini. La babysitter? Sì. Qual è il pezzo che ti è piaciuto fare di più nello spettacolo? Non lo so. Quanti personaggi fai? Faccio solo due. Che sono? Uno che dà Seminelli con la sedia e la Cleopatra in piedi. La Seminelli e la Cleopatra? Sì. Perché facciamo Cleopatra? Chi era Cleopatra? Non lo so, non mi ricordo. Come non lo sai? Dai, chi era la principessa di quale paese? Ad Egitto. Come fa la pallina da tennis? Dai, Camilla, di' il tuo nome, dai, solo il tuo nome. Thank you.
Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce la Repubblica i diritti... promuove lo sviluppo della cultura Articolo e la 4. Ricerca scientifica. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Articolo 3. Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e articolo sono uguali davanti alla legge. L'Italia ripudia sulla guerra come strumento di offesa dalla libertà. Articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Polis e partito.